nostra storia, che è una storia importante perché parla di una cosa evidente, presente in tutti noi quotidianamente, e che proprio perché è troppo evidente, come la famosa lettera smarrita di Edgar Allan Poe, nessuno riconosce. È una storia che coinvolge tante cose apparentemente non collegate l'una con l'altra, e proverò a collegarvele anche un po' spregiudicatamente. È una storia che inizia, volendo raccontarla sotto forma più che di storia, di storiella, nel 528, tanto tempo fa. Ai primi vagiti di quello che poi, millenni dopo, si chiamerà Medioevo. L'impero romano, almeno quello d'Occidente, è, come si dice con espressione abbastanza ridicola, quasi fosse un corridore, caduto. E l'Italia, intesa come entità geografica, è contesa tra due forze. Una istituzionale, Bisanzio, e l'altra invece informale, nel senso che era una forza fisica, una forza militare, e che noi, ma già gli antichi romani, copiando in questo greci, in maniera offensiva chiamiamo o chiamavamo i barbari, perché non parlavano latino. E l'Italia, che come tutte le cose è una torta a molti strati, c'ha il suo antico strato dei cosiddetti popoli italici, che sono africani, come tutti noi, poi c'è lo strato delle colonizzazioni greche, poi c'è lo strato dei romani, e ora in quest'epoca, cioè nel VI secolo d.C., ha altri due strati che si aggiungono a formare, tanti altri ne verranno poi, quella che ho, noi siamo figli di questa gente qua. Ed è uno strato nordico, i cosiddetti barbari, e uno strato, dicevo, bizantino. Oggi diremmo turco, ma all'epoca i turchi ancora non esistevano, benché meno nell'odierna Turchia. Faranno una guerra, la famosa guerra gotica, tra il 535 e il 553, vinta, poi ci sarebbe da riflettere su questo, ma non è l'argomento che ci interessa, dall'ultimo grande imperatore, potremmo dire, romano, anche se aveva la sua sede a Costantinopoli, cioè Giustiniano. Un umbro proveniente da quello che poi sarà, nel cosiddetto Medioevo, il paese della lavorazione della carne animale, in particolare del maiale, il paese dei Norcini, Norcia, di nome Benedetto, poco tempo prima della guerra gotica, abbiamo detto 535, qui siamo nel 528, a metà strada, non a caso, e di questo se ne accorgeranno anche nella Seconda Guerra Mondiale, quando verrà distrutto il suo monastero, a metà strada tra Roma e Napoli, e per questo venne distrutto Monte Cassino, perché era in una posizione strategica militarmente delicata durante la Seconda Guerra Mondiale. Fonda con questo monastero il monachesimo occidentale. Già in Oriente, perché sapete che il cristianesimo è una religione orientale, e sapete anche che il monachesimo non riguarda solo il cristianesimo, ma famosi, no? I monaci buddisti, per esempio. Volendo, potremmo dire che riguarda un po' tutte le religioni. Monachesimo dal greco significa starsene da soli, cioè andare al di fuori della società per incontrare Dio,
ma in un monastero non sta da solo, stai con un'altra società. Quindi sta da solo, monos, mono, rispetto alla vita abituale. Ti isoli rispetto a questa vita, ma incontri un'altra comunità. Poi c'erano anche gli eremiti, quelli che stavano davvero da soli. E che cosa succede a Monte Cassino in questo tempo così remoto? ...1500 anni fa... che succede? Oltre alla cosa banale consistente nell'inizio di quella pratica religiosa che poi porterà a tutti gli ordini monastici, che saranno a decine e a centinaia nei secoli successivi, che costituiranno l'ossatura del cristianesimo europeo. Ma a parte questo, che succede? E al di là di questo, potremmo dire che in un senso importante e molto concreto nasciamo noi. Cioè nasce l'organizzazione o una componente essenziale dell'organizzazione della nostra vita. Anche di questa lezione e più in generale la vostra scuola è profondamente benedettina. Potremmo dire che con Benedetto nasce l'Occidente, in un senso importante del termine. Nasce anche con altre cose, sia chiaro. Nasce anche con Platone, per esempio. Ma in un senso importante del termine, nasce con Benedetto. E perché senza Benedetto niente Occidente, niente Europa e tutto quello che farà l'Europa, cioè dominare il mondo? Salvo oggigiorno essere dominata da ciò che aveva un tempo dominato. Perché voi vivete quale epoca? Voi vivete l'epoca della dominazione dei paesi europei dopo che l'Europa ha insegnato loro le modalità di dominio. E Benedetto fornisce, naturalmente in maniera inconsapevole, volontaria, la materia per poter dominare, potremmo dire una tecnica del dominio, se non la tecnica essenziale del dominio. Cioè, da qui il titolo della nostra lezioncina, Benedetto rende il tempo, vale a dire la vita, artificiale. E lo fa tramite un oggetto rozzo per noi oggi, ma che all'epoca fu una rivoluzione. Quell'oggetto che condiziona al 100% la mia lezioncina, perché io devo tener conto di quell'oggetto lì, quell'oggetto che mi ha detto la parola e che me la toglierà. La campana. Io non terminerò adesso di parlare quando ho finito di dirvi quello che ho da dirvi. Anche se volessi non potrei, perché devo sottostare ad un potere. Sono impotente rispetto a questo potere. Un potere rispetto al quale anche voi siete impotenti. Il potere della campana. E che cos'è la campana? È la gestione artificiale del tempo. Alle 11:20 suona la campana. Si potrebbe giocare anche con il famoso titolo del romanzo di Hemingway dedicato alla Prima Guerra Mondiale, per chi suona la campana?
cioè ambientato, volevo dire, in quell'epoca, nell'epoca successiva alla Prima Guerra Mondiale. Il romanzo della Prima Guerra Mondiale era Dio alle armi, ma vedremo che le armi torneranno subito in quello che dirò. Per chi suona la campana? La campana, come dice il romanzo, riprendendo letteratura precedente, suona per noi. Cioè noi abbiamo la vita organizzata in base a un tempo artificiale, nel senso che è un tempo che ci viene dettato dall'alto, dalla società, dallo stato in cui viviamo, e che non c'entra affatto con la natura. Facciamo un esempio basato su Benedetto per dimostrarvi come quello che vi sto dicendo non è follia, ma è storicamente fondato. Come faranno poi tutti gli ordini monastici, che per questo si chiamano ordini? Benedetto, che è il capostipite, il fondatore dell'ordine, come fa a dare ordine ad un gruppo di monaci? Cioè di gente che altrimenti se ne starebbe da sola, senza saper bene che strada seguire per trovare Dio. Gli dà una regola. Esattamente come noi, che in quanto cittadini non siamo in cerca di Dio, ma in cerca di vita associata, abbiamo una Costituzione. Sarebbero impossibili, anche solo come concetto, le Costituzioni che fondano gli Stati moderni, e vedremo che questo della artificializzazione del tempo ha anche un ruolo decisivo nella fondazione degli Stati moderni, senza le regole monastiche. E nella regola di Benedetto, che c'era scritto? Regola che tutt'oggi seguono i monaci benedettini. C'era scritto in maniera estremamente concreta, materiale, come tu dovevi organizzare la giornata se volevi trovare Dio. E fra le altre cose, che c'era scritto? C'era scritto che tu, nel cuore della notte, quando eri al pieno del tuo riposo, e quindi il tuo corpo biologico, il tuo orologio, diciamola subito la parola che ci interessa, biologico, ti dice dormi, 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 perché desidero questo, voglio questo, ti fa bene questo, perché sapete che chi dorme male vive male, è più sottoposto per esempio a infarti, a tumori, dormire quasi tutto. No, non va bene, ti svegli. Ti svegli perché devi andare a pregare Dio. E ti svegli lacerato dal suono di una campana, violento quindi, uno shock potremmo dire, proprio come avete sperimentato voi poche ore fa, quando volevate dormire e purtroppo siete dovuti venire a scuola. Dico purtroppo per il vostro organismo, che ne ha senz'altro risentito, perché voi dovevate dormire anche un'ora in più, ma era fondamentale per il vostro benessere. E invece assonnati siete venuti qua, perché ve l'ha detto la sveglia. Quindi la campana che cos'è? Una sveglia. Nasce come sveglia. Per svegliare nel cuore della notte i monaci che si devono ritrovare nella cappella a pregare Dio, facendosi violenza. Perché tutti desiderano dormire. Ma se non ci si fa violenza, se non si fa questo artificio, come si fa ad essere monaci? Come si fa a pregare Dio? Quindi una cosa è innaturale, no? Noi siamo animali, naturalmente vogliamo dormire. Gli animali non hanno svegli. Seguono il ritmo di quella grande, di quel grande orologio che è il pianeta Terra. E qui in quello che ho detto c'è già tutto, basta trarne le conseguenze. E c'è la cosa che più mi interessa comunicarvi, anche perché è la più urgente, c'è la nostra crisi ambientale.
Perché si parla di sesta estinzione di massa? Perché siamo nella più grave crisi ambientale della storia? Perché l'Italia finisce le sue risorse a maggio e i successivi sei mesi, sei, sette mesi dell'anno deve importare risorse perché ha finito le risorse a sua disposizione? Perché viviamo in un mondo totalmente artificiale, che non segue minimamente i ritmi naturali. La prossima volta che voi andate al supermercato a comprare un pomodoro a febbraio o a gennaio, di chi è la colpa? Quindi quel pomodoro naturalmente crea inquinamento, no? Perché necessita di tutta una procedura che crea un impatto ambientale, per darti il pomodoro che dovrebbe essere d'estate in pieno inverno. Di chi è la colpa? Ora naturalmente parlo in maniera molto approssimativa per cercare di coinvolgervi e di non farvi addormentare, visto che avete sonno perché vi siete svegliati per la sveglia. Di San Benedetto. San Benedetto nel VI secolo diceva: ora io voglio creare la crisi ambientale nel 2000 e dare pomodori a quelli che vogliono mangiare d'inverno ciò che appartiene all'estate? No, non ne sapeva niente lui, tanto per i pomodori, che come sapete si devono a Colombo, no? Scoperto d'America. Però ha iniziato quel percorso, cioè l'artificializzazione del tempo e quindi della vita, di cui abbiamo fatto due esempi: la vostra sveglia la mattina e il pomodoro d'inverno. Ma questi esempi costituiscono la nostra crisi ecologica, e quindi nasce, potremmo dire, assieme alla nostra forza, cioè alla forza della nostra tecnologia, della nostra società, che è la sveglia, che è l'orologio, che è la prima macchina, perché questo va subito detto, la prima macchina è l'orologio. L'orologio al suo interno ha un motore, quel motore che lo fa muovere. Ora sia chiaro, al tempo di Benedetto non esisteva ancora l'orologio con un motore, con delle lancette, con un peso o una molla, perché è il peso o la molla il motore dell'orologio che fa muoverli gli ingranaggi. Questa sarà un'invenzione dell'epoca storica che ci interessa, un'invenzione italiana. Probabilmente tra la Toscana e il Veneto, e per questo avevo studiato Firenze e Venezia. Gli abitanti di Chioggia si vantano ancora oggi di avere, secondo loro, l'orologio più antico del mondo, che risale al 300. Ma già Dante parla in due canti del paradiso, e quindi lo associa al paradiso, non solo al paradiso, ma alla danza dei beati, canto decimo e canto ventiquattresimo, di orologio. Orologio come? Come macchina, orologio meccanico. E dice che la danza dei beati è come gli ingranaggi dell'orologio, che quindi a inizio 300 era già di dominio pubblico, era già diffuso, era già comune, tanto da poterne fare una metafora poetica, e fa anche tintin come l'orologio. L'orologio di Benedetto non era questo. Era probabilmente gli antichi orologi, meglio segnatempo, del tutto approssimativi, non precisi, stile clessidra, che risalgono agli Egizi, che può essere a sabbia, che può essere ad acqua. E c'era qualcuno che in base a questa clessidra poi suonava il gong, suonava la sveglia, suonava la campana per svegliare tutti gli altri monaci e andarli a pregare, e mandarli a pregare. Ma il concetto è quello. Ora, qual è il più famoso slogan di Benedetto presente nella sua regola?
Per capire l'importanza di questo slogan, che tutti conoscete, tutti avete sentito dire, bisogna prendere, se fossi stato più solerte, avrei portato un dollaro, bisogna prendere un dollaro, dove c'è scritto in un dollaro, in God we trust, cioè noi crediamo in Dio. Quindi, Dio che cos'è? È religione. E un dollaro che cos'è? Economia, quindi è lavoro. E qual è il motto di Benedetto? Ora et labora. Cioè, la vita umana è preghiera e lavoro. Anzi, le due cose si confondono. Pregare e lavorare e pregare. Qual è il lavoro di un monaco? Pregare. E qual è, viceversa, la preghiera? Dove per preghiera si intende la strada per raggiungere la salvezza di uno che non è monaco. È lavorare. Io stesso adesso sto lavorando e se non lavorassi non mangerei. Quindi non mi salverei. E allora ecco che Benedetto è il fondatore della nostra civiltà. Tutt'oggi la potenza egemone è l'America, Stati Uniti. È il dollaro, la moneta più forte ancora oggi, la moneta internazionale. Quindi ora et labora, in God we trust. Dio e dollari. Questa è l'America. Questo era Benedetto a Monte Cassino nel VI secolo. Ora, ma qui si entrerebbe nella cosiddetta antropologia filosofica, per cui faccio soltanto un cenno. Prima dell'orologio, come artificio e quindi come separazione dell'uomo dalla natura, potremmo citare altre due cose. Una è semplice, ovviamente è Dio. Perché qualunque definizione voi diate di Dio, ed è stata data di Dio, ma fondamentalmente, salvo a fare come un filosofo che studierete, cioè Spinoza, successivo all'epoca dell'orologio, che dirà Dio è natura, e quindi sarà accusato giustamente di ateismo, no? Perché se Dio è natura, scompare. Ma fondamentalmente tutte le religioni come considerano Dio? Sovranaturale. Quindi artificiale. Nel senso di non naturale. Dio è un'altra cosa, qualunque essa sia, ma è un'altra cosa rispetto alla natura. L'orologio è come Dio, cioè è un'altra cosa rispetto al ritmo naturale. È un ritmo artificiale. Dopo l'invenzione dell'orologio, che abbiamo visto concettualmente con Benedetto, ingegneristicamente con l'Italia dell'epoca di Dante, con l'invenzione dell'orologio la tua vita è stravolta, cioè la tua non è più una vita naturale, non mangi più quando hai fame, ma mangi quando è l'ora. Non ti svegli più quando sei riposato, ma ti svegli quando è l'ora. Tutto quello che fai lo fai quando è l'ora. E quindi tu non decidi più niente. È l'orologio che decide per te. Che cosa so io al polso? L'orologio. Ne sono schiavo. Attenzione, ne sono schiavo e allo stesso tempo, come aver fatto, prima facevamo riferimento a Dio, ma come aver fatto un patto col diavolo, più mi schiavizzo l'orologio e più lui mi dà potere. Pensate a un centometrista, come fai a vincere l'oro alle Olimpiadi se obbedisci all'orologio? Cioè se batti il precedente record.
Ma proprio così hai potere, no? E così allo stesso modo nell'industria la produttività su cosa si basa? Su fare più cose in meno tempo possibile. Quindi tu obbedisci all'orologio, ma allo stesso tempo questa obbedienza ti dà potere, perché se fai più cose in meno tempo possibile ti arricchisci. L'altro artificio che cronologicamente precede l'orologio e che indica una separazione tra la vita umana e la vita biologica, abbiamo detto Dio, ma c'è una cosa ancora più importante dal punto di vista antropologico di Dio, ed è quella cosa che sto usando e che non posso non usare, e che si chiama linguaggio. Il linguaggio, come hanno ampiamente dimostrato antropologi, filosofi, eccetera, è la vera separazione dell'uomo dalla natura. È la prima separazione dell'uomo dalla natura. Da questo punto di vista, l'orologio non è nient'altro che una ingegnerizzazione, cioè una traduzione ingegneristica del linguaggio. Lo si vede bene che l'orologio è una traduzione ingegneristica del linguaggio se tenete presente che l'orologio, soprattutto quello meccanico, quello 2-300, che cos'è? È quello che oggi si chiama computer. Perché se ci pensate, il nostro computer non è nient'altro che una macchina per contare. E qual è la prima macchina che in maniera autonoma, in maniera per l'appunto meccanica, senza bisogno di un essere umano, contava? L'orologio. L'orologio è una macchina per contare le ore. Quindi è un computer. Quindi il monastero è un grande centro di calcolo. Fra l'altro, come sapete, nei monasteri si scriveva, c'erano gli amanuensi. E un computer che cosa fa? Scrive, no? I programmi, i software, sono scrittura numerica, sono calcoli. Sapete infatti come veniva chiamato in latino il computer? Ho sbagliato nel dir bene, diciamo così, l'orologio. Computus, computer, no? La stessa parola. Non solo. Volete la dimostrazione del passaggio dalla campana all'orologio? Come si chiamava la campana nell'antico inglese? Attenzione, attenzione, si chiamava clock. E per non lasciare troppe cose in sospeso, perché il linguaggio è artificiale, ci separa dalla natura? Per lo stesso motivo per cui ci separa dalla natura l'orologio, separandoci dal tempo naturale, e per lo stesso motivo per cui ci separa dalla natura, separandoci dallo spazio naturale, l'altra cosa che studieremo, e che è più o meno è contemporanea all'orologio, la studieremo il prossimo mese, e che è la prospettiva, che rende lo spazio artificiale. Il linguaggio, tutto il linguaggio, si basa sulla emancipazione dal tempo e dallo spazio. Perché se ha un senso usare il linguaggio, questo senso dove sta? Sta nel superare il condizionamento temporale e spaziale. Ogni volta che io ti parlo, perché ti parlo? Ti parlo fondamentalmente per due motivi.
o per raccontarti una cosa che non c'è più, quindi per rendere presente il passato, che equivale più o meno a Lazzaro, no? A far risuscitare un morto, oppure per prevedere il futuro, per dirti qualcosa che faremo. Altrimenti il linguaggio non ha senso. Direttamente o indirettamente, quindi, ha sempre a che fare con una abolizione del tempo naturale. Infatti gli animali vivono sempre nel presente, non vivono né nel passato né nel futuro. Perché gli animali non vivono di passato e di futuro? Non hanno memoria come ci abbiamo noi? Perché non hanno linguaggio. Stesso dicasi dello spazio. L'animale è la sua casa, nel senso che l'animale non si sposta. Dite, ma come? Ci sono gli uccelli migratori, eccetera, che vuol dire che l'animale non si sposta? Che l'animale, quando si sposta, lo fa interamente, con tutto il suo corpo. Noi invece possiamo essere in un posto e tramite il linguaggio annullare lo spazio, perché tramite il linguaggio produciamo un effetto in tutt'altro posto. Cioè io con la parola posso dirti a te che sei lontano, ma basta anche 2 metri questo qui per dimostrarlo, no? Fai questo, fai quest'altro. Quindi io ho saltato lo spazio, perché per dirti fai questo, fai quest'altro, non ho bisogno di venire costì, posso starmene dove mi trovo. Questo ovviamente poi lo si vede oggigiorno con il telefono, no? La voce a distanza, no? E poi con tutte le nostre tecnologie che rendono il mondo globale. Quindi cosa significa mondo globale? Che non c'è più uno spazio, non c'è più una differenza, no? Perché noi tramite il linguaggio, linguaggio intendo anche quello informatico, no? Comunichiamo, si dice in tempo reale. Quando voi fate una videochiamata, annullate lo spazio, no? Vi collegate con New York, tramite che? Tramite il linguaggio. Se voi non aveste un linguaggio, non è che te prendi un gatto, lo metti davanti a un videofonino e poi prendi un altro gatto a New York, lo metti davanti a un videofonino e fanno qualche cosa, non fanno niente, perché non hanno linguaggio. Quindi non possono annullare lo spazio. Restano uno a New York, quell'altro in Italia. Voi adesso a distanza potete fare quasi tutto e quindi annullate lo spazio. In una battuta potremmo fare così: il motto di San Benedetto era ora et labora. Potremmo rendere questa, ma è una battuta, ripeto, però forse è utile, potremmo rendere questa O chiusa anziché aperta e dire ora, ora e lavora. Cioè il lavoro, vale a dire tutte le nostre attività, si basano sull'ora, ovvero sul tempo artificiale. Facciamo alcuni esempi. Come si viene pagati noi? Si viene pagati ad ore. O ancora, su cosa si basa la nostra vita? E quindi qui passiamo dal concetto di ora, ma è lo stesso, al concetto di punto. La nostra vita si basa sulla puntualità e sugli appuntamenti. Che cos'è questa lezione? È un appuntamento. Cioè alle 10:30 dovevamo essere tutti qui. Quindi abbiamo ridotto la nostra vita a che cosa? Con la campana di San Benedetto da cui siamo partiti. A punti, a tanti punti. Tutta la vostra vita non è nient'altro che una serie di punti. Ecco allora che si capisce il collegamento con i numeri indiani e i numeri arabi. Perché? Perché l'orologio, i punti e i numeri si danno braccio, vanno a braccetto insieme, no? Quello di Benedetto non era un orologio preciso, inizia la storia che vi ho raccontato in maniera approssimativa. Quello di Dante sarà un orologio preciso, perché? Anche perché fra Benedetto e Dante sono arrivati i numeri.
Quindi l'orologio è la prima macchina per contare, e per poter contare però sono necessari i numeri, e questi li abbiamo presi tramite gli arabi dagli indiani. Puntualità, appuntamento, questa parola punto. La vostra scuola su cosa si basa? Sul punteggio. Voi uscirete di qui con un punteggio. Ancora, come si dice quando si spara con un'arma? Puntare. Io punto l'arma. Se non punto l'arma, l'arma non serve a niente. E infatti, visto che sta per suonare la campanella, per l'appunto, ve l'ho già citato per quello che ci siamo detti sulle armi, e adesso ve lo cito per quello che vi ho detto, che voi magari sarà sembrato un po' incredibile per quanto riguarda il tempo. Carlo Cipolla, in questo volume che suggerisco a tutti di leggere, anche perché è tanto intelligente quanto breve, Le macchine del tempo, l'orologio e la società, 1300-1700, uscito in prima edizione nel 1981 e pubblicato per i tipi del Mulino, che cosa ci dimostra lui, che a differenza mia è uno storico, fra l'altro tra i maggiori del Novecento? Che i primi orologiai erano anche armaioli, cioè facevano anche le armi. Perché? Perché per fare gli orologi, e qui non mi riferisco all'orologio di Benedetto, ma mi riferisco all'orologio di Dante, dell'epoca di Dante, all'orologio che venne costruito per esempio in Via dell'Oriuolo, che tutti magari conoscerete, che è una perpendicolare di Piazza del Duomo a Firenze. E perché si chiama Via dell'Oriuolo? Perché in quella via ci venne costruito l'orologio che poi venne messo in Palazzo Vecchio, nella torre di Palazzo Vecchio. Ma anche a Siena, nella torre del Mangia, abbiamo un orologio. E che serviva per fare un orologio in quel modo? Metallo. Quindi capacità di lavorazione metallurgica. E come si fanno le armi? Con il metallo. I denti dell'orologio devono essere di metallo solido, consistente. Sono cose sofisticatissime, proprio come le armi. Quindi l'Europa ha conquistato il mondo per questa accoppiata orologio armi. E ancora, potrei veramente andare avanti all'infinito, cosa che ci viene impedita dall'orologio. San Benedetto, torniamo a lui, faccio questi salti perché le cose sono veramente confuse, collegate. Come si dice il servizio di culto in un monastero all'epoca di Benedetto, in latino? Quando si va alla messa, come si dice? Officium. Vogliamo tradurre un italiano, che poi è latino, imbastardito? Vo all'ufficio. Vado in ufficio. Quando io mi alzo nel cuore della notte per andare a pregare Dio, vado in ufficio. E tutti gli uffici, che poi possiamo dire tutti i lavori che fa la nostra società industriale, per non parlare ovviamente della fabbrica, quella ancora di più, la catena di montaggio, su cosa si basano? Sull'ora, sull'orologio. Ma siccome sta venendo la nostra ora, e qui, prima di dirvi l'ultima cosa che vi dirò, apro una piccola parentesi, perché
chi di voi ha un minimo, come dovrebbe avere, di confidenza con la Bibbia, sa che in quello che almeno per la nostra cultura odierna, il libro dell'Antico Testamento, quello che si chiama così, sbagliando naturalmente per gli ebrei, ma insomma, l'Ecclesiaste o il Qualet, come inizia? Qual è la famosa frase? Che per ogni cosa c'è il suo tempo, c'è un tempo per vivere, un tempo per morire e così via. Io ho appena detto, adesso sta per venire la nostra ora. Ma che cosa fa il Medioevo? Cioè l'epoca di Dio, almeno del Dio cristiano, sostituisce l'ora divina, intesa come l'ora dell'Apocalisse. Per inciso, se voi andate all'Università di Chicago, trovate l'orologio dell'Apocalisse, in senso letterale, perché gli scienziati, e mancano pochi secondi a mezzanotte, dopo, durante la guerra fredda, con la bomba atomica e poi per l'inquinamento ambientale, calcolano ogni anno quanto ci resta da vivere, cioè qual è il rischio dell'estinzione della specie umana. E chiamano questa cosa orologio, orologio dell'Apocalisse, della fine, orologio della fine, no? E abbiamo di solito o pochi minuti a mezzanotte o pochi secondi, a seconda degli anni, ma comunque siamo messi molto molto male. Ora, c'era sempre stata, dai tempi biblici, l'idea dell'ora finale, no? Dell'Apocalisse. E poi, attenzione, questo ovviamente sarà importante non per, tanto per gli ebrei, ma soprattutto per i cristiani, no? Sapete, il libro dell'Apocalisse, dopo Giovanni, è l'essenza, diciamo, del Vangelo. Del Nuovo Testamento, diciamo meglio, del Nuovo Testamento, eh? Ma è anche l'essenza del messaggio evangelico. Ora, cosa fa questo bel Medioevo? Praticamente sostituisce il tempo biblico dell'Apocalisse, il tempo giovanneo dell'Apocalisse, con un tempo computerizzato. Perché? Perché il tempo dell'aldilà lo regolamenta con la campana, come abbiamo visto, con il tempo artificiale. Il tempo dell'aldilà? Uguale. Uno dei maggiori storici del Novecento, Jacques Le Goff, in questo volume, I riti, il tempo e il riso, vi parla del tempo medievale, ma in un altro volume vi parla della nascita del purgatorio. Quando nasce il purgatorio? Insieme all'orologio. Cioè, la società mercantile italiana, soprattutto, fra 200 e 300, si inventa il purgatorio. Perché si inventa il purgatorio? Per fare anche dell'aldilà una contabilità, un tempo artificiale come l'aldiquà. Cioè, prima c'era solo il paradiso e l'inferno, che non hanno tempo, sono infiniti, no? Valgono per l'eternità. Il purgatorio è a tempo. Tu che fai? Ti paghi il paradiso. Cioè, se tu sei un mercante e muori, i tuoi eredi pagano la Chiesa perché facciano messe, preghiere, opere di bene per te, e tu avrai lo sconto della pena e quindi vai dal purgatorio al paradiso. E poi ci sono le famose indulgenze che porteranno poi a Lutero, no? Quindi anche l'aldilà viene tolto dalla dimensione dell'eternità e ricondotto ad una contabilità, come se fosse l'organizzazione di una giornata lavorativa. Quindi questo è interessante, che il Medioevo, che è l'epoca di Dio, potremmo dire storicamente, tradisce Dio, perché sostituisce il tempo divino, il tempo biblico, con il tempo dell'orologio, con il tempo mercantile. O ancora, potremmo dire che il tempo della Chiesa, quello del campanile che batte la campana in virtù del suo orologio, porta al tempo del mercante, perché la Chiesa, paradossalmente, che giudicava il denaro sterco del diavolo nel Medioevo, dà gli strumenti anche tecnologici, l'orologio, per far soldi. Infatti uno dei padri fondatori dell'America nel Settecento,
ripete una frase che diventa famosa, che è già, potremmo dire, implicita in San Benedetto. Time is money. Tempo è denaro, diceva Benjamin Franklin all'epoca della rivoluzione americana nel Settecento, fondando poi il nostro pensiero capitalista. Ma tempo e denaro abbiamo già visto in San Benedetto, nel fondatore del monachesimo occidentale. Ora, ultima cosa, mentre la campana mi taglierà la parola, quando ho provato a dimostrarvi che la parola e la campana sono la stessa cosa, perché sono entrambi artificio, che ci fa l'orologio nella Torre del Mangia o nella Torre di Palazzo Vecchio? Domina le città, cioè uniforma la vita di tutti i cittadini sotto un unico potere, perché tutte le cose si fanno quando il governo ti dice di farle, allora che stabiliamo noi. E perché lo fa? Perché siamo all'inizio di quel processo che porterà agli stati nazionali, che saranno dominio, che saranno conformismo di tutto, unità di misura, prodotti. Tutta la nostra vita è determinata da un potere superiore che è lo Stato, no? Anch'io qui sono il rappresentante dello Stato e vi devo dire alcune cose e non altre, in base ai programmi ministeriali. Quindi uniformazione. E qual è la prima uniformità? È il tempo. Ora, l'Europa sarà la prima a creare gli stati nazionali, li esporterà in tutto il mondo. Oggi tutto il mondo, che dicevo prima, si ribella all'Europa, è un mondo europeizzato perché è di stati nazionali. E qual è la festa che tutto il mondo, di qualunque religione, qualunque latitudine, condivide? L'ultimo dell'anno, no? Mezzanotte, tutti festeggiano mezzanotte. Perché? Uno, perché c'è stato Benedetto, che va detto del tempo artificiale, l'orologio, eccetera. E due, perché tramite questo tutto il mondo è Europa.